Ciao ragazzi, buongiorno. Il video di oggi è un video che state aspettando da tanto. Volevate vedere come me la cavavo con le mie esperienze riguardo le tecniche nuove, riguardo l'imparare qualcosa di nuovo. Sapete che quest'anno ho deciso che appunto volevo imparare cose nuove e il video di oggi appunto parlerà di qualcosa di nuovo, di qualcosa che non ho mai fatto e per la precisione l'uncinetto. E niente, vi porto con me in questa strana avventura nell'imparare qualcosa di nuovo. Ovviamente continuerò ad imparare qualcosa di nuovo in futuro. E niente, guardate il video per scoprire come andrà a finire. Ciao ragazzi, buongiorno. Sto prendendo ora il necessario per realizzare il coniglietto con l'uncinetto. Sapete che è una sfida che mi sto ponendo per imparare qualcosa di nuovo quest'anno, tra cui anche l'uncinetto. Ho già pensato alla prossima cosina che potrei imparare, ma ve lo dirò più avanti. E niente, sono un po' in ansia e sto cercando ogni scusa possibile e immaginabile per non iniziare, perché sono davvero preoccupata del risultato, ma soprattutto questo rifiuto che ce l'ho da sempre verso il cucito e l'uncinetto, che non lo so da dove arriva, però c'è, e quindi sto cercando di allontanare questo momento il più possibile, ma è arrivato il momento di metterci all'opera, quindi prendo tutte le cosine che mi servono e poi vedo come iniziare, cosa fare. Cerchiamo di fare questo percorso insieme. Mi avete detto che preferite vedermi all'opera dall'inizio fino alla fine piuttosto che darvi qualche dritta una volta che ho imparato, e quindi cominciamo. Lasciatemi un mi piace di sostegno perché ne avrò bisogno. Lì intanto dietro di me c'è tutta la ciurmaglia che mi fa compagnia. Allora, cominciamo. Ho scelto il coniglietto anche perché ci avviciniamo a Pasqua e quindi credo che ora che lo avrò finito probabilmente sarà Pasqua, e quindi siccome si intonano più con il periodo ho scelto quello. E allora, dal momento che non so nemmeno come iniziare né come prendere in mano l'uncinetto né come tagliare il filo, zero completo, direi che come prima cosa vado a guardare in fondo al libricino dove ci sono appunto le tecniche di base per creare, per iniziare, per fare qualcosa. E poi ho pensato di andare a realizzare inizialmente qualcosa di semplice. Ci sono sul libricino, se vedete qua sotto, la difficoltà. Per esempio, questo qui è lo zainetto e ha difficoltà media. Poi c'è, per esempio, il cappellino e difficoltà bassa. Quindi, comunque, andrò ad iniziare con una difficoltà, cioè molto, molto semplice, molto base, proprio primi, primi passi. Ok, mi studio un attimo il libretto e poi vediamo di vedere che cosa riesco a fare. Dunque, stavo leggendo la parte finale del libro, appunto, dove ci sono le tecniche di base per iniziare, ed è disegnato passaggio per passaggio con i disegnini, le freccette, eccetera. Ma cioè, io sono ad un livello ancora più base perché non so nemmeno, cioè come tenere le mani, le dita, quindi mi trovo un po' in difficoltà, quindi ho deciso di cercare un po' su internet e vedere se c'è qualche video tutorial che mi mostri bene cioè il movimento delle mani. Non so come spiegarvelo, comunque che mi mostri proprio per chi non ci arriva come me, ok? Come se dovessero spiegarlo a un bambino, ok? Perché questo è spiegato molto bene, però io ho una difficoltà davvero grossa, quindi provo a dare un'occhiata anche ai video per vedere se riesco a capire meglio. Allora, vi chiedo scusa per il rumore di sottofono, purtroppo stanno tagliando l'erba e ci dobbiamo accontentare, speriamo solo che finisca presto. Allora, ho preso il mio tablet e ho cercato dei video appunto per
capire come funziona il tutto, ho trovato questo canale qui che si chiama World of Amigurumi. Dora, mannaggia. Allora, dicevo, sono andata su YouTube e ho trovato questo canale che si chiama World of Amigurumi, che ha realizzato appunto, è un ragazzo che ha realizzato alcuni video, sono proprio delle lezioni che partono proprio dalla lezione base, 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 proprio come vi dicevo prima, come se stesse parlando dei bambini, ed è esattamente quello che sto cercando io. Tra l'altro è molto molto bravo a spiegare e adesso proverò a cercare a fare qualcosa in base a quello che dice lui. Vediamo cosa succederà. Niente, ho provato a guardare il video, ne ho guardati anche altri. In realtà quello che vi dicevo prima è quello che mi sembra il migliore in assoluto. Il primo che mi ha attirato, ed effettivamente avevo ragione, perché è spiegato meglio di tutti, ma veramente è spiegato molto molto bene. E fa vedere anche i vari passaggi in modo molto chiaro, solo che probabilmente sono io che oggi sono stanca o ho altri pensieri per la testa e quindi in questo momento davvero non riesco a fare niente. E quando mi succede questo, quello che faccio è fare pausa, cioè metto da parte questa cosa qui per qualche giorno, in modo che io mi dimentichi completamente quello che ho visto, sentito, eccetera, eccetera, e poi lo riprendo più avanti in modo da come resettare tutto e ricominciare da capo e vediamo se riesco a fare qualcosa. Perché a quanto pare oggi non è il momento giusto, e siccome mi avete detto che volete vedere i vari passaggi da quando inizio fino al risultato finale, è giusto che io vi mostri anche questo. Quindi niente, oggi va così e ci rivedremo tra qualche giorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, è passato qualche giorno dall'ultima clip che avete visto e oggi così giusto per vedere un po' come andava la situazione oggi, ho provato a riprendere in mano il libro con le pagine con le informazioni di base dell'uncinetto. E guardate cosa sono riuscita a fare. Allora, adesso so che voi volevate vedere l'inizio di tutto, ma in realtà, siccome non ero molto convinta che oggi sarei riuscita a fare qualcosa, ho detto, boh, provo, vediamo se riesco a fare qualcosa. E ci sono riuscita, quindi sono molto molto incredula anch'io. Sono molto entusiasta di essere riuscita a fare la mia prima catenella della vita, ragazzi. Mi sembra di essere. Ho una felicità che non so, probabilmente, cioè non me ne intendo, quindi non lo so, probabilmente sarà tutta storta, tutta brutta, eccetera. Secondo me è venuta benissimo ed è bellissima, però fatemelo sapere voi sotto, giù nei commenti. E quindi sì, sono riuscita a fare la mia prima catenella. Adesso però vi spiego una cosa. Questa qui, siccome ho riguardato appunto le istruzioni di base, questa volta sono riuscita a capirle anche ricordandomi un pochino in realtà quello che aveva detto il video, però in realtà, cioè, però stavolta sono riuscita a capire questo libretto, le informazioni senza nessun tipo di problema. È evidente che proprio l'altro giorno non ero nelle condizioni giuste per concentrarmi su qualcosa che per me è davvero molto molto impegnativo. So che molti di voi non riusciranno a capire questa cosa, però tantissime cose per me sono molto molto semplici. Questo è proprio un buco nero che non so spiegare il perché, però è così e davvero trovo davvero tanta tanta difficoltà in questa cosa. E il fatto di esserci riuscita, o comunque di essere riuscita a fare anche una cosa così semplice per me è già, cioè, un passo, non è un passo avanti, ma sono 10, quindi è una felicità. Cioè, capite la mia felicità anche se in realtà non è niente di così straordinario. Comunque, vi stavo spiegando, quello sono andata a cercare nei libretti qualcosa di davvero molto basico, perché qui c'è la carotina, il coniglietto, eccetera. E secondo il mio punto di vista era. E
nella condizione che sono io, mi sembrava tutto troppo difficile, quindi sono andata a cercare tra i libretti la cosa che secondo me è la più semplice in assoluto, la, proprio la più basica, basica, e quello che ho trovato ero indecisa tra la sciarpa, che è quella che sto cercando di realizzare io, perché è praticamente una striscia lunga, oppure il nido, oppure ancora il cappellino, vediamo se lo trovo. Eccolo qua, questo sì. E niente, alla fine ho optato per la sciarpa perché mi sembra, cioè una striscia lunga, dritta, mi sembra la cosa più semplice da realizzare proprio come primissimo progetto. E quindi ho messo un secondo in pausa, ma solo un secondo in pausa, il coniglietto per realizzare questa sciarpa. Poi non realizzerò la civetta, ma continuo ad avere l'idea di realizzare il coniglietto. Quindi niente, faccio un'altra pausa di qualche giorno perché nei prossimi giorni non avrò tempo, però sono molto molto contenta di aver realizzato la mia catenella e ho imparato a tenere in mano l'uncinetto, che per me è una cosa grandiosa. Non prendetemi per matta, io capisco che per molti di voi sarà una cosa davvero molto molto semplice, ma per me era davvero un grosso scoglio da superare. E ci sto riuscendo e questo mi rende davvero molto felice. Quindi niente, smetto di parlare perché altrimenti questo video diventerà enormemente lungo. E ci vediamo tra qualche giorno in cui ricomincerò a realizzare la sciarpina insieme a voi in modo da fare tutto il video completo come mi avete chiesto. E poi ritornerò al progetto del coniglietto. Quindi ciao ragazzi, allora dopo un bel po' di tempo continuo con il mio progetto dell'uncinetto. Oggi conto di finire la sciarpina che avevo iniziato di prova e poi conto di realizzare, insomma, cominciare a realizzare qualcosa di più carino, ecco, qualche progettino più interessante. Allora io ho qua le mie cosine. Continuiamo a fare tutto. Uncinetto con il filo e direi di cominciare. Allora, come l'altra volta, io so che vorreste vedere quello che combino, i macelli che combino mentre li realizzo, però permettetemi di fare prima due o tre prove, insomma, per capire, perché altrimenti dovrei tagliare. Registrare 45 minuti per poi tagliare tutto e tenerne tipo 2, quindi mi va più comodo se prima provo e poi ve lo registro, insomma. E quindi ci vediamo tra un pochino e facciamo qualcosina insieme. Ok, allora è passata un'oretta circa, 45 minuti. Ho un mal di testa terribile e quello che è uscito fuori è, cioè di sicuro ho sbagliato qualcosa, adesso non so cosa. Non è venuta fuori una sciarpa perché è venuta fuori questa cosa qua che cioè non è neanche dritta, quindi cioè forse è giusto così? Non lo so. Non capisco. So che mi aspettavate per vedere mentre facevo l'uncinetto, ma ho provato a realizzare questa cosa e ho fatto davvero molta, 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 molta fatica. Pensavo di realizzare questa cosa come passatempo, come divertimento, per fare cose carine, perché comunque ho visto che si possono fare un sacco di cose. Anche diciamo ricami, disegni, braccialetti, quindi l'idea di imparare mi era piaciuta un sacco. Mi sto rendendo conto però che cioè, non è proprio nelle mie corde. Io adesso non so se perché ho bisogno di allenamento o
Se sarà sempre così non lo so. Fatto sta che per provare a fare questa cosina, che in teoria penso una persona normale ci metta circa 5-10 minuti, io ci ho messo una vita, ma il risultato finale è peggio perché adesso sto malissimo, ho un mal di testa pazzesco e il solo pensiero che magari devo fare qualcos'altro, ho un rifiuto totale perché se prima potevo avere rifiuto per altri motivi, che non so perché sono impedita, eccetera. Adesso ho proprio il rifiuto perché saper di dover fare questa cosa per poi stare così male, perché veramente non lo so, mi ha distrutto sta cosa. Adesso proprio non ho proprio la voglia. Io spero, cioè, per il momento metto questa cosa da parte per un bel po'. E credo che per un bel po', insomma, non mi azzarderò più a toccare un uncinetto, perché sì, insomma, se i risultati sono questi, allora di sicuro non è un passatempo e di sicuro non è un divertimento per me. Preferisco fare altro. Tolto, vabbè, diciamo che il risultato comunque, mettiamo caso, no? Che io stessi benissimo, ho neanche voglia di fare, vabbè. Il risultato, vabbè, comunque vi dicevo, è questo. Non so se doveva venire tondo o dritto. In realtà sull'immagine sembra che dovesse venire dritto. Non lo so. Di sicuro vi dicevo ho sbagliato qualcosa perché comunque non ha neanche le sembianze di quello che c'era disegnato, insomma, sul libricino. Vabbè, guardate, c'è già in prima pagina, cioè questa doveva essere la sciarpetta. Questo è quello che ho fatto io, ma andiamo a vedere nel dettaglio che forse c'è scritto meglio. Ah, questo qui dovrebbe essere il risultato finale, lo vedete un po'? Questo qui avrebbe dovuto essere il risultato finale e questo invece è quello che è uscito a me. Devo dire è molto uguale. Ok, torno ad essere io. Ok, sì, beh, tolto il fatto appunto che non è venuto come doveva venire, probabilmente per quello basta soltanto un po' di allenamento. Per il resto, cioè, credo proprio che è una cosa che non fa per me. Non credo che un hobby, un passatempo debba farti stare male, nel senso, io quando dipingo, quando faccio tutti i progetti DIY che vedete nel canale, perché mi fa star bene, in questo caso non è successo, anzi, sto peggio di quando ho iniziato, quindi assolutamente bocciato l'uncinetto. Per me, per il momento, perché in futuro non si sa mai. Scusatemi se sono un po' sottotono adesso. Vabbè. Questo è il risultato finale. Di sicuro è un fallimento totale. E niente, fatemi vedere che cosa riuscite a fare voi con gli uncinetti. E niente, non so quanto possa essere stato utile per voi questo video, ma so che ci tenevate a vedere i miei progressi, io non chiamerei progressi, comunque non importa, i miei progressi con l'uncinetto, e quindi sì, utile non sarà e non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Vi ho detto che sono fusa. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace al video per poco utile che possa essere, ma almeno avete visto che sono una negata, non c'è niente da fare. E iscrivetevi al canale per vedere video migliori di questo, ve lo prometto. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video.